Apre in tutto il suo splendore nelle settecentesche cantine di Palazzo Fabbri il presepe di San Marco. L'opera, vero punto d'attrazione a Fano per turisti ma anche fanesi durante il periodo natalizio, vede la presenza di oltre 50 diorami e 200 dipinti raffiguranti il Nuovo e Antico Testamento e più di 500 statuine costruite a mano tra meccanizzate e fisse. Stiamo accogliendo in questi giorni gente che viene, sì, da Fano ma anche da fuori, certamente non nel numero degli anni precedenti, ma questo è anche un bene perché appunto ci permette, ecco, di non superare quel limite che è previsto nella capienza del locale, che sono 50 persone contemporaneamente. Però dobbiamo riconoscere che dal giorno di Natale in poi, sia il mattino che il pomeriggio, c'è stato un flusso quasi sempre continuo. Dopo uno studio fatto circa le norme di sicurezza e degli adattamenti che sono stati richiesti, quindi con tutte le norme previste, abbiamo potuto riaprirlo. Ci auguriamo in sicurezza, grazie anche al servizio della Proloco che ci garantisce una presenza continua e costante per il controllo dei Green Pass, la sanificazione delle mani, la mascherina. Il presepe, che quest'anno raggiunge il suo 20° anno, è stato costruito nel luglio del 2021 e la prima scena fu proprio la Natività. Per Don Marco questa opera rappresenta una grande passione e una grande cura nel dettaglio e anche della storia. Ma secondo quella che era la tradizione dell'inizio della Chiesa, ecco, una rappresentazione al vivo di quella che è la storia della salvezza, questo che caratterizza un po' il nostro presepe. Nella dicitura presepe certamente è limitata, perché il presepe è la scena centrale, ma tutto ciò che precede, tutto ciò che segue fa parte di quell'evento, ecco, della salvezza in cui trova, ecco, nella pienezza del tempo il Natale, ma tutto il tempo prima e dopo il Natale, quindi ciò che ha preceduto il Natale è quella che è stata poi la vita di Cristo. Ad oggi, grazie all'impegno di Don Marco Polverari e ai suoi collaboratori, l'opera è cresciuta e in questa edizione, nonostante le difficoltà, non mancano le novità come la ricostruzione di Piazza 20 Settembre. Abbiamo aggiunto una parte, non è ancora completa, e credo che sia anche dal punto di vista così storico anche bello, perché la piazza è stata in qualche maniera, negli eventi bellici in modo particolare, il campanile, no? Non li abbiamo più, quindi lasciare un segno di com'era penso che sia una cosa bella. Quest'anno abbiamo aggiunto una parte, quella laterale al teatro, la parte di sinistra guardandola di fronte, e poi ecco il gioiellino della fontana riprodotta naturalmente in scala, in miniatura, dove, ecco, non ci siamo lasciati mancare manco l'effetto dell'acqua. L'opera d'arte di via Mura San Gallo rimarrà aperta fino all'Epifania tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Quello che ci fa piacere è che chi generalmente dice il piacere di tornare a vederlo ogni anno, perché probabilmente riesce a comunicare quello, ecco, lo spirito con cui è stato fatto, no? È una cosa che, ecco, non stanca la vista, e soprattutto probabilmente anche dal fatto dell'ambiente è sempre capace di coinvolgere, si entra in empatia in questo luogo.